proprio che il Milan intenda farsi rispettare. Ha steso il Catanzaro, il cui vanto era la solidità della difesa. Soltanto 7 reti subite fin qui. Ma oggi il Catanzaro era un istituto di beneficenza. Ha cominciato Ranieri fallendo questa occasione determinata da un errore di Betti. Ha proseguito poi Groppi, la cui rimessa dal fondo è servita a Novellino per offrire a Chiodi l'opportunità di segnare il suo primo gol su azione da quando veste rossonero. Osservate come Bigon strappi la palla all'avversario e dopo aver scambiato con Novellino si tolga il gusto di segnare. Queste prime immagini danno già l'idea di come siano andate le cose a San Siro. Tutto facile per il Milan, che pure nella ripresa si è mosso con disinvoltura. Siamo al terzo gol, nato da una brillante iniziativa di Baresi. Il promettente libero del Milan si beve un paio di avversari e poi di precisione invita Novellino a dare la botta decisiva. Servizio in favore di Antonelli. Per il Catanzaro la lezione è finita. Forse gli servirà.